Ragazzi, ansia, tensione, molta tensione, preoccupazione. Adesso vi dico anche il perché. Sono, oltre che in tensione, sono veramente incazzato. Non ce la faccio a non essere incazzato. Partiamo. Buongiorno a tutti. Buon 8 marzo, siamo arrivati al giorno fatidico, al giorno della stagione, la partita dell'anno. Questa è la partita dell'anno, che se ne dica. Sono un po'. Ho gridato talmente tanto l'altra sera per il fantacalcio, mi fa male la gola. Io le vivo così, eh. Cioè, per me è difficile venire qua e venire a fare questo video. Lo sapete, io le vivo con tensione. Le partite importanti le vivo tutte con tensione. Una partita che ti può salvare una stagione. Perché che ne dica il mister, adesso farò un video non contro il mister, ma abbastanza critico, voglio sfogare un po' prima della partita. Da dove cominciamo? Allora, che ne dica il mister? Allora, noi a gennaio abbiamo perso, lui ha detto quest'anno l'obiettivo deve essere vincere qualcosa. Coppa Italia fuori col Torino. Supercoppa persa malamente. Campionato meno 18, addios. E arriviamo a questa sera, il 14 di febbraio, era San Valentino. Oggi è l'8 di marzo, quindi qualcosa in comune tra San Valentino e la donna c'è. Quindi io voglio venire questa sera, chiederti scusa, mister, per quello che ti sto per dire, perché veramente mi fai girare i coglioni. Sono veramente nero, sono nero, cioè sono qua blu, ma sono nero, quindi c'è già dei colori che mi mandano un po' in defibrillazione. Voglio venire qua a chiederti scusa. Io spero che tu abbia ragione, perché questa sera, se tu non avrai ragione, io scendo definitivamente dal tuo carro. Te lo dico prima. Te lo dico prima. Allora, ho visto la formazione. Ho visto la formazione. E, giocheranno gli stessi di Firenze, a parte che rientrerà Leao e Krunic. E proprio su Krunic mi voglio soffermare. Allora, mister, giocherà al posto di Brahim Diaz questo cazzo di Krunic, no? Che tu sei capace di farmi odiare. Tu sei veramente capace di farmi odiare Krunic. Perché giocherà. Allora, se manca Maignan, il sostituto d'ora in poi è Krunic. Se mancherà Theo Hernandez, il sostituto sarà ovviamente Krunic. Se mancherà Tomori un giorno, c'è Krunic. Oh, c'è Krunic. Se mancherà Messias, non giocherà Saelemaekers. Sono due merde di giocatori. Giocherà? Bravissimo, bravo Krunic. Quando mancherà Giroud in attacco, giocherà Origi? Meglio di no. Rebic? Ibra? Stasera non può giocare perché non è in lista. Bravo, forse Krunic. Hai rotto il cazzo con sto Krunic. Te lo dico chiaro e tondo, eh. Te lo dico chiaro e tondo. Hai rotto i coglioni. Hai rotto i coglioni. Hai recuperato Brahim Diaz, l'hai portato a Londra. Tu, anche se lo perdi per 2 mesi, a me non mi interessa. Fai giocare la formazione migliore. Non Krunic! Non Krunic! Non Krunic! Non voglio gridare perché mi fa male la gola e sembra che mi stanno strizzando il cazzo. Non Krunic! Non Krunic! Ieri te lo sei portato in conferenza stampa, io neanche l'ho voluta guardare la conferenza stampa. Tu sei capace di farmi odiare sto giocatore. Ma cosa cazzo c'hai con Krunic? L'hai recuperato Brahim Diaz? Metti sto cazzo di Brahim Diaz! Metti la formazione migliore, non vuoi mettere Brahim Diaz? Nonostante io lo odi, metti Origi, metti De Ketelaere, i giocatori per giocartela ce l'hai! Io voglio andare lì e giocarmela, non andare lì e mettermi ancora così, eh! Per parare i colpi, hai rotto il cazzo. Adesso hai rotto il cazzo. Che segnale pensi di dare mettendo Krunic titolare? Krunic trequartista, scusa. Che segnale vuoi dare? Il segnale che questo qua deve difendere. Noi dobbiamo andare lì non per difendere l'1-0, perché non siamo una squadra per difendere l'1-0. Non siamo una squadra pronta, attrezzata per andare lì a difendere il risultato, che poi tra l'altro è corto, perché di 1-0 si sta parlando, non del 3-0. Mettevi il 3-0, ti mettevi un po' un attimo in difesa, ti mettevi un po' così e va bene, ma tu stai parlando dell'1-0 dell'andata, oh. Dell'1-0 dell'andata, e metti Krunic trequartista, ma tu sei pazzo. Tu sei pazzo completo. E io lo odio Righi, lo sapete, io Righi lo insulto sempre, perché per me è un secchio di viti.
Per me è un cazzo di secchio di viti. Tu i giocatori per andartela a giocare ce li hai, me li fai vedere. Non Krunic. Manca questo, metti Krunic, manca quello e metti Krunic, metti questo e metti Krunic. Hai rotto il cazzo. Tu sei pazzo, io mi auguro per te, te lo dico con l'estrema calma del mondo. Già tante parolacce le ho dette, non mi interessa. Tanto, cioè nel senso, non ci guadagno soldi da YouTube. Però il giorno che se dovrò arrivare a monetizzare i miei video, che per me ormai, cioè nel senso, la vedo una cosa abbastanza lontana, cioè nel senso, non è che vivo per vivere con YouTube. Ma il giorno che monetizzerò i video, io le stesse cose farò. Cioè, se a me una cosa mi sta qui, te la vengo a dire. Che tu ti chiami Pioli, che tu ti chiami Maldini, che tu ti chiami Massara, che tu ti chiami Berlusconi, che tu ti chiami Gagliani, che tu ti chiami come cazzo vuoi. Io non voglio arrivare stasera ad avere rimpianti. Hai capito? Non voglio arrivare questa sera ad avere rimpianti. Voglio arrivare stasera a dire sono più forti, sono passati loro. Pazienza, io ci credo. Però non voglio avere rimpianti, ma se avesse giocato la formazione, non me ne frega un cazzo. Io voglio andare lì e giocarmela alla pari. Perché alla pari non siamo, non nascondiamoci. Il Milan non è più forte del Tottenham. Il Tottenham è una squadra più attrezzata, una squadra di Premier League. Ho visto la panchina del Tottenham, la panchina nostra, ragazzi. Ci sarebbe veramente da mettersi in ginocchio e pregare come i musulmani. Veramente, veramente. Quindi io questa sera augurati che tu abbia ragione. Perché se non avrei ragione, lo sapete che poi dopo io quando faccio le premonizioni raramente mi sbaglio. Se non avrei ragione stasera, io ufficialmente lo dico qua e l'ho sempre detto, io col Sassuolo non ti ho mai insultato. Non ho mai detto mai una volta Pioli out. Mai una volta. Col Sassuolo non te l'ho mai detto. Con la Lazio abbiamo preso 4 schiaffoni pisellate, non te l'ho mai detto. Con la Roma non te l'ho mai detto. Con Lecce non te l'ho mai detto. Arrivati a stasera, ragazzi, se tu non avrai ragione, fate il segno della croce. Fatti il segno della croce perché tu sei completamente fuori di testa. Tu che segnale pensi di dare così? Oh? Che segnale pensi di dare alla squadra se metti Krunic trequartista? Hai recuperato sto cazzo di Brandias? Mettilo in campo! Se poi lo perdi per 2 mesi, per 3 anni, non te ne frega un cazzo! Tu stasera è vita o morte! Stasera è vita o morte! Perché dall'alto non te lo dicono, noi se passiamo sono 20 milioni, perché tanto questo è, lo sappiamo, è che il Milan va davanti, allora non gliene frega un cazzo, loro interessano questi. E quindi tu non ascolti neanche quelli che te lo dicono, allora tu sei fuori di testa, perché tu Krunic lo stai trattando come un genero, anzi come un figlio, hai rotto il cazzo, e adesso hai rotto i coglioni, basta, non ne posso più, recupera i giocatori, De Ketterer va bene, Rebic non lo prendo neanche in considerazione, metti Origi. Cioè, Origi col Tottenham è una bestia nera. Nonostante lo sapete, a me Origi fa cagare il cazzo. Perché a me Origi è una merda che vorrei veramente prendere la calci nel culo e buttarlo via. Nel sacco della merda, proprio. Ma tu devi mettere i giocatori nel loro ruolo, perché ce li hai. Ibra non l'hai voluto portare. Rebic non è più un giocatore di calcio. Che probabilmente dovesse giocare, ti gioca contro. Hai recuperato Brain Diaz. Hai De Ketler proprio alla lunga e lo metti Krunic. Non mi venite a dire che Krunic interpreta meglio il ruolo rispetto a De Ketler. De Ketler perlomeno la Champions l'ha anche giocata, la Champions De Ketler. Ma io non sto venendo qua a dire di far giocare De Ketler, sto venendo qui a dirti fai giocare Brain Diaz. Basta con sto Krunic. Basta con sto cazzo di Krunic. Tu sei capace di farmelo odiare. Basta. Ma cosa c'ha questo qua di tanto speciale? Cosa c'ha? Oh, te l'ho detto, scendo dal carro. Stasera è vita o morte. Stasera o è vita o è morte. Non te la puoi andare a giocare con Krunic trequartista. Hai niente contro il giocatore Krunic. Ma è mediocre. E manca questo e metti Krunic. E manca quello e metti Krunic. Basta. E che cazzo. E a fine stagione io spero veramente che gli strappi il contratto a sto cazzo di Krunic. Perché hai rotto il cazzo. Io quelli che poi si fissano con i giocatori li odio. Mi stanno sui coglioni. Oh. Vi chiedo scusa, guarda, veramente spero. Voglio arrivare questa sera che voi mi insultiate tutti. Voglio arrivare stasera che Krunic faccia tripletto. Ovviamente è un eufemismo. Voglio arrivare questa sera che tutti mi insultiate. Vuol dire pezzo di merda. Visto Krunic, migliore in campo, pallone d'oro. Già so che non sarà così. Spero di arrivare a questo punto. Non ne sono tanto sicuro. Non dico neanche scrivetevi, fate, perché questo qua è uno sfogo. Se volete scrivetevi, non mi interessa. Tanto qualcuno il video lo guarderà.
e poi ci vediamo in live prima della partita, perché sarò ancora più nero. Ciao a tutti.